Grazie, sono stato lungo, ma comunque era una prevista che andava avanti. Grazie di tutto. Beh, ne parliamo dopo, vediamo sì, sì. Come funziona prima. Io vabbè, voi ci sono i nomi, non succede niente, non è che ce ne rampano. Un giorno dopo si lasciala. Non c'è piccolo, è vero? Solo il nome, basta. E allora, passiamo al premio. Un saluto a queste corale, a queste presidenze, a queste associazioni che potenzialmente potrebbero entrare nella forma cooperativa. Ora due parole sul ruolo del sextante, di cui io sono la titolare, casa editrice e organizzatrice di eventi internazionali. Allora, il sextante si occupa appunto come editoria indipendente di una serie di pubblicazioni, tra i quali abbiamo la rivista Eudonna Magazine, che vuole riscoprire un po' le genealogie femminili. Cosa si intende per questa riscoperta? Si intende praticamente rivedere la storia della donna che è stata spesso, voglio dire, occultata anche a livello di cultura, tutte quelle donne che hanno contribuito alla formazione della cultura europea, a partire dalla nostra italiana. Quindi si ripercorre questo e in ogni numero infatti viene valorizzata una figura in particolare che è abbiamo degli ultimi numeri, ad esempio. E per ogni numero c'è una copertina realizzata da un grande illustratore italiano, Fulvio Bernardini, arte Fulver, che rivede, secondo uno stile, vuol dire che si chiama rivisitismo, che ha inventato lui, cioè la parola che rivede con uno stile tecnico, con una tecnica storica, il figurativo, la fisionomia di queste donne. Negli ultimi numeri, dicevo appunto, con il Bigard di Bingen, un grande. Voglio dire donna che dal Medioevo è stata una anticipato dalla medicina all'astronomia alla matematica, cose che adesso vengono discusse nei nostri giorni, quindi è stata una persona di riferimento incredibile per quanto riguarda la storia, non solo per quanto riguarda la medicina degariana, che è stata approvata dalla stessa Chiesa, no? È stata il Degard de Bingen, è stata nominata medico della Chiesa. Riconosciuta dopo alcuni secoli, almeno questo riconoscimento l'ha avuto, ma ha anticipato anche quella che è la medicina omeopatica, no? Quella che è attualmente medicina. È stata anticipatrice per quanto riguarda gli studi astronomici e via via. E in questa occasione appunto abbiamo anche pubblicizzato il premio 8 milioni sulla seconda pagina. Sì, perché la stessa rivista è comunque a Milano in occasione della presentazione della City di Milano, una fiera, voglio dire, che accoglie sempre Vila e che appunto magnifica un po' tutta l'operatività fatta dall'associazione durante l'anno, no? Sia con le opere degli artisti che partecipano, sia con la musica dei musicisti e sia con la presentazione delle opere poetiche anche dell'antologia che viene presentata ogni anno e di cui ho il piacere di curarmi le edizioni da due anni. Adesso è sparito tutto, no? L'ultimo numero che avevo sul tavolo, comunque lo riprenderemo dopo. E di cui appunto ci saranno poi le premiazioni di chi ha vinto le varie sezioni antigrafiche, narrativa, poesia, musica, eccetera, anche questa, ha riempito queste pagine, di cui mi sono occupato. Tra le altre pubblicazioni abbiamo una serie dedicata al teatro, di cui prima ho avuto il piacere di scambiare due parole con il poeta Barceló, che appunto è arrivato, che si dedicano appunto a rivedere anche da lingue straniere, traducendole in italiano, un'operazione che non è solita, diciamo, è un po' una prerogativa della mia casa editrice, quella di portare in Italia opere straniere che vengono poi tradotte in italiano e presentate al pubblico italiano, di solito fanno l'inverso, invece noi no, cerchiamo di fare un'operazione, diciamo così, differente, diversa. All'inverso, sì. Qualcuno diceva nell'ultima opera che ho presentato alla Biblioteca Casanatense, che si chiama Resa dei Conti, una revisione del Cuentas,
dell'attore Andrés Cocheña Pérez, ha shippato il testo alla Spagna, perché in Spagna non è ancora edito, mentre invece è edito in italiano. Dico, non è shippare, è anticipare, cioè quello che un'editoria indipendente può fare per dare un qualcosa di differente rispetto a un'editoria invece di multinazionali. Perché comunque l'editoria indipendente fa molto fatica a tenersi, a mantenersi in vita, perché non ha supporti, perché non fa parte di quel giro, voglio dire, a livello di distribuzione viene anzi ostacolato, quindi dare un capitale incredibile ai distributori, quindi devi cercare delle alternative sia a livello di pubblico e sia a livello di distribuzione. Quindi una strategia può essere quella di portare delle opere valenti che non si conoscono di autori stranieri, e speriamo in futuro anche per Poeta Barceló, in italiano, e poi presentare. Ho già abbastanza inserito bene nella realtà sì, italiana, molto apprezzato anche. Sì, sì. E, grazie a queste sinergie con l'associazione DILA si sono aperte, diciamo, si sono ramificate anche altre dinamiche esperienziali che appunto toccano dal vanno dalla musica al teatro, alla pittura, eccetera. Diciamo che siamo aperti veramente a 360 gradi su tutto quello che è una sinergia, e non a caso abbiamo scelto questo porto sinergie solidali, non solo a livello umano ma anche a livello proprio di contenuti. Ecco, questo in breve, insomma, per quello che riguarda il sextante, che poi potete vedere nel sito www.sextante.net, lì ci sono tutti i miei riferimenti, poi troverete i due ultimi numeri della rivista Eudonna, quando ho venuto a parlare, di leggere i contenuti, eccetera. E che cos'è il premio 8 milioni, al quale appunto è legata l'antologia che mi prego di editare? Il premio 8 milioni è un unicum, diciamo, perché è stato ideato dal presidente Mancini con la direzione artistica di Roberta Panizza, che manda i saluti, di cui vi manda i saluti, e che non è potuta essere oggi qui presente con noi per questioni sempre di lontananze, di meccanismi di territoriali, insomma, che non ci unisce sempre alcuni centinaia di chilometri. E non riceve alcun contributo pubblico, non chiede alcuna tassa di iscrizione, riceve importanti attestati di collaborazione da parte di associazioni di mezzi di informazione, tra i quali Dispari, di Gaetano Di Meglio, di cui abbiamo una serie di propri anni qui, che riproducono di volta in volta, e ringraziamo in questa occasione anche Di Meglio, riproducono tutti gli eventi che DILA, insieme ad Eudonna e altre associazioni, il Sextante, Teleischia, eccetera, eccetera, promuovono sul territorio nazionale e al di fuori del territorio nazionale. Per il resto, appunto, ci sarà l'opportunità a breve anche di inserire una pagina regionale per ogni sezione, appunto, di cui si garantiranno una trentina, voglio dire, di copie, eccetera, all'editore. Quindi abbiamo detto appunto questi mezzi di informazione, poi per il resto ci sono anche la voce diretta da Patrizio Gaspari, Fatti Italiani diretti da Giovanni Zambito, e naturalmente la trimestrale Donna, e la Teleischia di Enrico Buono, e Agenzia Parlamentare di Diffusione Mondiale, che questa è quella che supporta praticamente tutta la manifestazione del City a Milano e che divulga questo evento a livello internazionale. E per quanto riguarda appunto una delle nostre diciamo sostenitrici, abbiamo qui accanto Caterina Gotadauro, a cui vorrei passare un attimo la parola.